dodicesima edizione della campagna di prevenzione dei disturbi uditivi Non Ascoltami, in tre piazze oggi, Pescara, Chieti e Lanciano, e noi faremo questo tour insieme a lei, Mauro Benzietti, che ha ideato questa iniziativa ed è anche fondatore di Udito Italia Onlus. Si parte da Pescara con tanta animazione. Sì, la ricetta è sempre la stessa, che è la ricetta anche di 12 anni fa, creare un momento di festa, un momento di incontro per le famiglie, quindi non solo i nonni ma anche i nipoti chiaramente, e in questo vediamo la famiglia intera, un momento di festa, dicevo, per affrontare, per creare un'occasione appunto di informazione, visto che ci sono tanti esperti dell'udito, e cercare di approfondire la conoscenza di questo, che è un senso troppo spesso trascurato. Ce l'ha insegnato il lockdown, il distanziamento sociale, le mascherine. Oggi senza un udito efficiente rimaniamo isolati, rimaniamo un po' al margine, non siamo brillanti. Ecco perché Non Ascoltami acquisisce ancora più forza, torna in piazza con un rinnovato entusiasmo, con un bellissimo sole, atmosfera di festa, bambini, sport, animazione, clown dottori e tanta gente che insieme cerca appunto di sensibilizzare i cittadini, non solo chi ha problemi di udito, tutta la città in festa deve capire che l'udito è un bene prezioso, una volta perso non si recupera, mentre basta un piccolo controllo dell'udito per conoscere lo stato di salute del nostro udito, appunto, e per affrontare gli anni appunto del futuro con un udito perfetto. Valentina Faricelli è la presidente di Udito Italia Onlus. Beh, con soddisfazione che si guarda alla riuscita di queste manifestazioni e si guarda anche al futuro. Sì, siamo tornare a Pescara è sempre per noi un'emozione, perché ci tengo a ribadirlo, Pescara è stata la prima ed unica piazza che ha creduto in noi 12 anni fa. Da allora abbiamo fatto veramente tanta strada, però l'Abruzzo resta sempre nel nostro cuore. Siamo felicissimi dei risultati che abbiamo raggiunto e ci tengo a precisare che noi non stiamo facendo altro che tradurre in azione quello che chiede l'OMS a tutti i governi mondiali. Da qualche anno è cambiata la percezione a livello di istituzioni mondiali del disturbo uditivo. Il disturbo uditivo è considerato un'emergenza sanitaria mondiale, quindi noi possiamo fare quello che possiamo fare, cioè sensibilizzare, rendere i cittadini consapevoli. Non bisogna subirlo il disturbo uditivo, è semplicissimo fare un controllo dell'udito e trovare eventuali soluzioni. Quindi noi siamo qui per questo, invitiamo i cittadini a raggiungerci in piazza, ci sono medici, ci sono tecnici, combattiamo insieme questa battaglia contro l'isolamento. Bruno Doardi, audioprotesista di Maico, è importante proprio invogliare la gente a farsi questo semplice esame, che poi può risolvere grandi cose in maniera così semplice. Ma assolutamente è quello l'intento di questa manifestazione, cioè far capire alle persone che il controllo è intanto indolore, un controllo molto rapido che tutti potrebbero fare, grandi e piccoli, e che è opportuno farlo. E viviamo in un'epoca con le mascherine in cui si è abbassata la capacità delle persone di comprendere in maniera esatta, e poi ci controlliamo di tutto, ci controlliamo le unghie e i capelli, non controlliamo l'udito, che invece è essenziale, è prioritario. Quindi. La risposta a Pescara? Ma questa mattina c'è un sacco di gente, quindi le persone hanno capito che dare questa opportunità lo facciamo in piazza, perché la gente appunto è restia a fare questi controlli che invece noi invitiamo a fare sempre tutto l'anno. Dottoressa Giulia Di Fulvio, medico specializzando dell'ospedale di Pescara, quanto è stato penalizzante per le persone con problemi di carattere uditivo il periodo del Covid e continua a esserlo con l'uso della mascherina? Guardi, l'impatto del Covid soprattutto nei pazienti con un deficit uditivo è stato importante, soprattutto perché i pazienti che magari non ancora iniziano ad approcciarsi all'uso delle protesi si aiutano nell'ascolto anche leggendo il labiale. Ad oggi, portando le mascherine, purtroppo questa cosa viene meno e quindi il paziente, soprattutto anziano, tende ad isolarsi in modo importante, non sentendo, diciamo, quindi non avendo un ascolto normale, e tende ad avere anche un iniziale deficit cognitivo. Questo è ovviamente un processo che noi dobbiamo bloccare, sensibilizzando il paziente anziano magari ad utilizzare appunto le protesi e sciogliendo un po' quel tabù che si ha sulle protesi uditive, cosa che invece non c'è sull'utilizzo degli occhiali, ad esempio.
Infatti, togliere questo tabù. E comunque la campagna di prevenzione funziona perché stiamo vedendo che c'è risposta non solo di persone anziane a venirsi a sottoporre a questo test, diciamo, molto semplice, ma anche di giovanissimi. Assolutamente sì, abbiamo visto anche pazienti più giovani che hanno un iniziale deficit uditivo per ovviamente vari motivi, ma anche altri che hanno un problema uditivo già conclamato che però tendono a non controllarsi e hanno utilizzato questo giorno, questa manifestazione per avere, diciamo, un ulteriore feedback. È ovvio che la diagnosi dovrà essere continuata nelle sedi opportune e questo è solo, diciamo, un input che noi vogliamo dare per sensibilizzare tutta la popolazione. Carlo Masci, sindaco di Pescara, una piazza in festa dove la parola d'ordine oggi è prevenzione. Sì, la parola d'ordine per ogni attività, l'abbiamo oramai sperimentato questo discorso di non ascoltami, oltretutto partito da Pescara, è diventato un momento di riflessione nazionale grazie alla capacità degli organizzatori, che io ringrazio sempre, perché in queste occasioni non soltanto fanno un'attività di prevenzione importantissima per le persone della terza e della quarta età, ma in ogni caso portano il nome di Pescara in giro per l'Italia con grandi capacità di organizzare situazioni che si distinguono sempre. Ed ora siamo a Chieti, all'interno della bellissima villa comunale, dove è stata allestita un'area insieme a Croce Rossa Italiana che prevede anche il divertimento per i bambini. E io mi avvicino al professor Adelchi Croce, che è il direttore del reparto ORL dell'ospedale clinicizzato di Chieti. Professore, l'incidenza di questa problematica, di questa malattia? L'incidenza dell'ipoacusia è molto elevata nella popolazione mondiale e italiana, potremmo parlare in genere di un 20-25% della popolazione, però è un dato molto grossolano perché bisogna dividere per età, altrimenti è un dato di non facile comprensione. E questa manifestazione si chiama Non ascoltami perché è rivolta essenzialmente alle persone più anziane e quindi lì è un'incidenza elevatissima, perché si chiama non a caso ipoacusia fisiologica senile o presbiacusia, cioè una normale involuzione di uno dei sensi più importanti del nostro organismo. Quindi è naturale pensare che già dopo i 50 anni, ma chiaramente a 60, 70, 80 anni, ci sia una diminuzione dell'udito. Per quanto riguarda poi il senso della manifestazione, non è rivolta solo agli anziani, ma è rivolta a tutti i cittadini, in quanto che, come lei mi ha chiesto, l'incidenza, ma l'incidenza è presente anche nei giovani, quindi negli adulti e nei giovani, per motivi lavorativi, quando per forza si fa un'attività per cui c'è un'esposizione al rumore, lì esiste una regolamentazione, ma non è sempre facile rispettarla o farla rispettare. E poi andiamo un po' così, tra virgolette, nel sociale, quello che è la rumorosità nelle scuole, nelle palestre, nelle discoteche, durante i concerti, e qui si potrebbe fare molto. L'uso delle cuffiette, che ormai è frequentissimo. Giustamente, non solo l'uso delle cuffiette ma anche dei telefonini, cioè tutto ciò che sono quei macchinari che mettono il nostro orecchio a dura prova, perché in passato comunque non accadeva mai che l'orecchio umano venisse stimolato per così tanto tempo da delle frequenze anche così particolari e teoricamente, ma purtroppo anche praticamente dannose. Quindi l'uso degli auricolari e dei telefonini, che non vuol dire che non si possono utilizzare queste attrezzature, ma vuol dire che non è possibile tenerle per troppe ore al giorno, non è possibile sentire la musica o anche il telefono con un'intensità troppo elevata. Quindi, come al solito, con molti aspetti della vita e della prevenzione medica, bisogna attenersi a delle regole e a delle limitazioni. Norme igieniche per tenere le orecchie pulite? Norme igieniche? Il famoso cerume è un qualcosa che non è a caso presente nell'orecchio, infatti si tratta di ghiandole sudoripere modificate. Il
buon Dio, il creatore l'ha messa apposta perché rappresenta quasi un olio che deve essere presente come nei motori a scoppio, perché sostanzialmente ha una funzione protettiva. È vero che qualche volta questo meccanismo va in conto dei deficit, perché il meccanismo di normale espulsione, che pure esiste, e disidratazione non funziona. Ogni tanto bisogna effettuare un lavaggio. Esistono dei soggetti che hanno una produzione di cerume superiore alla norma, altri che invece quasi non ce l'hanno, però direi che quando il paziente ha l'impressione di un ovattamento regolare, di un'ostruzione, deve fare una visita medica. Non c'è un'altra soluzione, onestamente. Dottor Bruno Di Vincenzo, che è presidente dell'Ordine regionale degli audiometristi, dei tecnici audiometristi, quanto è importante la figura appunto del tecnico audiometrista? Beh, direi che è fondamentale, perché appunto noi siamo quelli che appunto si occupano della valutazione dell'udito attraverso il classico e famoso esame audiometrico. Quindi la nostra figura è un passaggio obbligato in tutta la strada che va dalla valutazione alla diagnosi dei problemi dell'udito. Iniziative come queste sono fondamentali, voi andate in piazza anche voi per fare queste misurazioni? Certo, sicuramente, non solo, ma anche un'occasione per farci conoscere meglio alla popolazione. Noi dal 2018 appunto abbiamo il nuovo ordine che raggruppa tutte le figure tecniche sanitarie. Il tecnico audiometrista appunto è presente in tutte le strutture, dovrebbe essere presente in tutte le strutture sanitarie pubbliche e private, come appunto aiutante all'otorino o all'audiologo nella definizione e nella diagnosi delle problematiche uditive. Prevenzione, individuazione del problema quando c'è, soluzione. E quindi siamo col dottor Fabio Viteleia, audioprotesista della Maico. Lei di cosa si occupa e che problemi può risolvere? Buongiorno intanto, io sono, come ha detto, un audioprotesista, sono un tecnico specializzato nell'adattamento di una protesi acustica. Partiamo dal concetto che una volta individuato il difetto, come lei ha già anticipato, a volte la rimediazione può essere quella protesica. Questo, diciamo, che è un compito del medico, consigliare la rimediazione. Nel caso in cui questo fosse il consiglio, noi siamo proprio la figura indicata da interpellare per la scelta, per l'adattamento e per l'assistenza del dispositivo nel tempo. Diciamo che questa è la ricetta per avere una soddisfazione a lungo termine. Le volevo semplicemente menzionare un paio di dati che sono dati raccolti da enti ovviamente autorizzati a fare questo. La protesi acustica è stata riconosciuta nel 2021 come il dispositivo medico più funzionante, cioè, quindi vorrei dare questi dati per incoraggiare chi magari viene da esperienze negative e rimane anche un po' lontano dalla soluzione. Un altro dato molto importante è quello che l'81% degli utilizzatori di protesi acustica si ritengono molto contenti di utilizzare la protesi acustica. Quindi io incoraggio qualsiasi persona che venga consigliato ad applicare un apparecchio acustico a farlo. Volevo aggiungere, e ho concluso, che oggi il Sistema Sanitario Nazionale mette a disposizione anche dei fondi, per cui l'applicazione di una protesi acustica può essere addirittura completamente gratuita. E questo è un altro motivo per avvicinarsi alla soluzione e magari non cadere in tentazioni sbagliate, in televendite particolari e proposte che non sono effettivamente soluzioni. Diciamo anche che questa protesi non è un semplice amplificatore dei rumori esterni. Assolutamente no, e viene definita protesi acustica proprio perché riesce a compensare il deficit assolutamente in maniera adeguata rispetto alla perdita. Le perdite non sono sempre uguali, sono differenti, ma soprattutto ci sono situazioni anatomiche che cambiano tra persona e persona, ci sono funzioni di manualità, funzioni cognitive colpite in maniera diversa. Quindi andare da uno specialista, cioè rivolgersi ad un audioprotesista, significa scaricarsi di dosso tutte le responsabilità e affidarsi a una persona che sa quello che sta facendo.
E concludiamo il nostro tour nelle tre piazze dove è in corso questa campagna di prevenzione a Lanciano, Corso Trento e Trieste, il dottor Alfonso Troillo, che è dirigente medico dell'ospedale dell'unità di otorino laringoiatria di Lanciano. Dottor Troillo, com'è andata? Ma direi che è andata abbastanza bene, insomma questa è una giornata dove si fa prevenzione nei disturbi uditivi, quindi chiaramente noi siamo da sempre come unità operativa di supporto a questa manifestazione. E i casi che noi riusciamo ad intercettare, che manifestano una, molte volte una patologia misconosciuta, poi li intercettiamo e li convochiamo presso il nostro ambulatorio di audiologia dell'ospedale di Lanciano, dove verrà eseguito un approfondimento diagnostico. Che cosa si fa? Intanto se spesso sono presenti tappi di cerume che poi vengono rimossi da noi, patologie a carico dell'orecchio medio che quindi necessitano di un esame otoscopico o otomicroscopico più approfondito e poi degli esami audiologici quali un esame audiometrico in cabina silente ed un esame impedenziometrico. Lei ha parlato del tappo di cerume che, anche essendo una cosa, definiamola così, banale, crea un disagio e magari si va avanti con questo problema. Invece, grazie a queste iniziative, si può risolvere facilmente. Sì, si risolve spesso dando delle goccine emollienti da far praticare al paziente per alcuni giorni. I tappi molto resistenti invece vanno poi dall'otorino per essere poi rimossi. Bruno Palucci, audioprotesista dell'Istituto Acustico Maico, la risposta a Lanciano a questa iniziativa qual è? Beh, ormai è il 12° anno che mettiamo in piedi questa iniziativa e Lanciano è una città che risponde sempre molto bene, anche grazie soprattutto al contributo che viene dato dall'ospedale, dallo staff del dottor d'archivio, quindi con il dottor Troillo, la dottoressa Moroso e la dottoressa Cama, sempre pronti a partecipare a questa manifestazione di prevenzione dell'udito. E ricordiamo a conclusione che la prevenzione è importante e non va fatta solo quando si ha una certa età, diciamo così. Sì, anche perché basta un semplice esame strumentale rapido, indolore, di pochi minuti per poter scoprire a volte un problema che si potrebbe col tempo trascurare e aggravare.